siamo con De Castro del Monterdollo. Risultato amaro per la squadra di casa, avevate due risultati a favore. Cosa è mancato per vincere la partita? Allora, innanzitutto il merito degli avversari. Quindi faccio i complimenti agli avversari perché sono stati più bravi, ci hanno creduto e tra l'altro è una squadra molto sportiva e organizzata. E noi ci abbiamo provato, avevamo qualche defezione, qualche giocatore era infortunato, però comunque non rimprovero nulla ai miei compagni perché è stata una stagione fantastica, siamo arrivati fin qui al primo anno e siamo contentissimi di come è andata l'annata. Peccato perché comunque lo scarto è stato minimo e rimane qualche rimpianto. Però ripeto, vedo più meriti dell'avversario che non dei meriti nostri. Eravate partiti molto bene nel primo tempo, ci si aspettava anche un piglio diverso nella fine del secondo tempo. Hai perfettamente ragione, direi che nel primo tempo meritavamo ampiamente il vantaggio perché abbiamo avuto 3-4 occasioni, se non erro una siamo andati anche, abbiamo anche segnato, però è stato secondo me giustamente annullato per fuorigioco. Poi probabilmente abbiamo accusato il gol a fine primo tempo, secondo me l'elemento determinante è stato quello perché ci ha un po' tagliato le gambe e siamo rientrati dentro lo spogliatoio, ho visto i ragazzi un po' provati, però ripeto, poi nel secondo tempo ci abbiamo provato, più il merito loro che del merito nostro. Ringraziamo De Castro per il suo gara. Grazie a voi.